Rimaniamo a Pisa per parlare di notizia che era nell'aria da tempo, ma è arrivata la conferma e soprattutto è arrivata con ancora più positiva perché il Teatro di Pisa riceverà finanziamenti dal Ministero come il migliore nel senso di produzione teatrale, ma non solo, dell'intera Toscana. Il Ministero della Cultura premia il Teatro di Pisa per la qualità della proposta artistica con l'assegnazione di un contributo superiore ai 767.000 euro per le attività già realizzate e programmate nel corso del 2023. Il Verdi è al primo posto tra i teatri della tradizione della Toscana e si posiziona nella fascia medio-alta a livello nazionale. Rispetto al 2022 il teatro registra un aumento del contributo di 57.000 euro, passando da 710 a 767.000 euro, che si pone nella scia e segue, diciamo, la bontà della programmazione artistica che già nel 2022 aveva visto un aumento di 92.000 euro. Questo ci permette di ampliare la programmazione e di assecondare quelli che sono anche gli indirizzi del decreto ministeriale, ovvero sia di valorizzare i piccoli borghi, nella fattispecie i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tant'è che nei mesi di settembre, rispettivamente il 15 e 16, i teatri di Fauglia e di Chiani ospiteranno due spettacoli prodotti dal Teatro Verdi. Il Teatro Verdi, dopo il Covid, ora ha fatto un salto in avanti notevolissimo, tangibile, perché non si dice un salto in avanti perché c'ha belli spettacoli. No, questo è quantificato dal voto che il Ministero dà ai vari teatri. E il Teatro di Pisa è il primo tra i teatri di tradizione della Toscana rispetto a tutti gli altri perché ha 21,50 punti. A questo punteggio, che riguarda la qualità del nostro prodotto come spettacolo, corrispondono anche più soldi, quindi è un circolo virtuoso che si innesca perché avremo spettacoli sempre più belli perché diciamo, il Ministero premia la qualità.